eccoci qui. Allora, partiamo anche oggi. Ho un ospite molto importante. Oggi mi ha dato un bel lavoro da fare perché è un cantante, un performer a tutti gli effetti. Ha fatto musical, televisione, cinema, discografia. Non so neanche da che parte cominciare. È stato un mio partner sul palco e ho condiviso con lui dei bellissimi momenti della nostra vita artistica. Quindi sono felice e onoratissima, sentite l'emozione, di presentarvi il grande Jacopo Sarno! Eccolo! Ciao. Grazie, grazie per questo invito, complimenti intanto per questa nuova avventura del lato B. Grazie delle cassette, ecco. Il lato B delle cassette. No, grazie per aver accettato il nostro invito. Io sono felice di averti qui perché tu per me sei veramente un esempio molto importante di, come dire, di professionalità. E grazie. Sì, e quindi siccome ho avuto modo, insomma, io e Jacopo ci siamo incontrati nel corso della nostra vita artistica in molti momenti diversi. Diversissimi tra loro, tra l'altro. Ci hai mai pensato questa cosa? Ci siamo visti alla puntata zero di quelli dell'intervallo. Ci siamo visti per quanto riguardava il mio video, ti ricordi, di Grazie a te? Infatti, e quella era quasi una sorpresa, no? Perché noi già ci conoscevamo e tra l'altro in quel periodo eravamo con la stessa etichetta discografica e quindi e non me l'avevano detto! Ti avevano detto? No, infatti l'ho trovato lì e ho detto cavolo, ma allora siamo in ottime mani perché c'è Jacopo. Se vi andate a rivedere il video di Grazie a te, ci sono io che insomma nel a parte fare le follie in giro per questa scuola d'arte, no? Alla fine, tra l'altro, c'è insomma questa scena di un ritratto. Io mi ricordo ancora l'artista, perché io non so disegnare neanche gli alberi. Ah, nemmeno io, guarda. E c'era questo ragazzo, tra l'altro molto simpatico, Andrea Sbrogiò, che io avevo soprannominato Mantegna, perché mi aveva fatto questo ritratto che era meraviglioso. Senza avermi mai incontrato prima. Incredibile. E quindi non so dove sia, non so cosa faccia, ma lo saluto. Ma sai che mi ha scritto di recente? Lo sai? Grande. Incredibile. Io lo sento e non lo vedo da allora. Stiamo parlando del 2006. Artista a cui, insomma, siamo contenti di fare un briciolo di pubblicità in questo format. È un format questo che parla di musica e è per questo che io ho voluto fortemente la presenza di Jacopo, perché per Jacopo la musica è stata centrale un po' in tutto quello che ha fatto, mi viene da dire, ok? Quindi ripercorrerai qualcosa, insomma, della tua carriera artistica di cui sicuramente i ragazzi si ricordano. Una prima esperienza che mi piace ricordare è quella del musical, High School Musical, a teatro. Hai toccato tantissimi teatri e sono venuta a vederti anche più di una volta ed eri uno straordinario protagonista di questo musical. Ballavi, cantavi, recitavi tutto live in una veste apprezzatissima dai ragazzi e le persone impazzivano per te e impazziscono ancora oggi, quindi vuol dire che hai lasciato un bel ricordo di Troy Bolton. Grazie. Ma allora, cosa si può dire di quello spettacolo? Quello spettacolo è stato un'esperienza straordinaria. Intanto perché la produzione, vabbè, era la Compagnia dell'Arancia, era una regia associata di Saverio Marconi e Federico Bellone, che sono nel musical, sono due grandissimi registi e lì stavano lavorando insieme. C'era una grande direzione musicale di Simone Manfredini, che è un super direttore musicale, infatti tant'è che poi è andato a dirigere a Londra, ecco. Giusto così, no? Per dirti il livello di quello che c'era, avevamo una band incredibile sotto il palco con il direttore, appunto il buon Manfredini, col cappello da capobanda dei Wildcats in buca. E la cosa più difficile era riuscire a fare le coreografie con le palle da basket, perché sti palloni, ovviamente il palco aveva un girevole, no? Questa pedana tonda che gira e cambia la scenografia, e tu sopra potevi camminare, fare le cose. Ovviamente
tutto motorizzato. Qual è il problema? Che il palcoscenico sotto è vuoto. Anzi, se sotto c'è la band, ci sono dei punti in cui proprio non c'è l'aria sotto, no? Sotto le assi di legno del palco. E poi c'è il girevole, che invece vuoto non è. Il problema è che in alcuni punti la palla rimbalza, in altri no. In alcuni punti la palla rimbalza come vuole, e quindi un sacco di volte è finita nel pubblico. Ma è finita mai addosso a uno dei poveri componenti della band? Sì, sì. Tant'è? Sì, purtroppo sì. Infatti, dopo la prova generale, in cui un paio di palloni sono finiti in buca proprio, hanno messo una specie di rete da pollaio con i Blues Brothers. Hanno messo una rete che copriva tutti i musicisti che stavano riparati da questi palloni che ogni tanto finivano. Mi sembra giusto. Insomma, l'avete visto, cioè Jacopo è uno che tende a valorizzare, avete visto, non ho iniziato la domanda, parlaci di questa esperienza del musical, lui ha valorizzato tutte le persone che ne facevano parte, è una sua caratteristica, cioè è veramente un tuo modo di fare, quello di valorizzare il team con cui lavori, ed è secondo me quello che ti fa amare molto, non solo dal pubblico ma anche dalle persone che poi lavorano con te. Beh, ma lo spettacolo in generale, secondo me ovviamente, e ti parlo sia di teatro, di musical, ma anche di televisione, di cinema, in qualsiasi contesto, la musica, lo spettacolo, per quanto in molti contesti televisivi passi come una competizione o una gara, fondamentalmente è l'esatto contrario, cioè è sempre un lavoro comune in cui c'è un team che lavora. Se non funziona il team, puoi anche essere Jared Leto, non funziona, cioè ci deve essere il team dietro, questo è, tu lo sai bene, no? Quelli dell'intervallo funzionava perché era un bel team. High School Musical aveva una compagnia pazzesca con dei performer pazzeschi. Sì, c'ero io, ma c'era Denis Faro, c'erano tutti, era una roba molto corale, e io credo che anche andare d'accordo con gli altri crei veramente le condizioni, cioè se un gruppo è affiatato si vede. Che non è semplice, perché poi insomma viaggiare di teatro in teatro è molto stressante, l'ho fatto anch'io, quindi ti ritrovi, è molto bello, ma ci sono anche dei momenti di stanchezza, no? Quindi nei momenti di stanchezza a volte, ecco, riuscire a mantenere sempre un atteggiamento collaborativo, ecco, nei confronti degli altri non è semplice. Jacopo però ce l'ha questa qualità, ce l'ha. E io lo posso dire. Beh, guarda che lì è stata dura, perché facevamo 8 spettacoli a settimana con un giorno di viaggio che di solito era il lunedì. Il martedì era di riposo, cioè arrivavi nella nuova piazza, ti fermavi un attimo. E poi c'era mercoledì soundcheck spettacolo, giovedì doppio spettacolo, venerdì uno spettacolo ma già eri stanco morto, sabato e domenica era doppia, quindi era come farne 4 di fila. Con tutto il discorso che il musical è sempre rigorosamente tutto live, non esiste playback, anche perché non ci sono i playback, cioè sei lì pure i cori. La cosa che mi stancava di più paradossalmente era cantare i cori, più che i pezzi miei, no? E insomma, diciamo che la tournée dopo tanti spettacoli ti mette un po' alla prova, perché sei sempre con le stesse persone ed è anche faticoso, no? 8 spettacoli a settimana per 8 mesi più l'estiva più altri 8 mesi, certo. Diciamo che è una bella mazzata, mi sono dovuto curare la voce dopo. E beh, ci sta, però insomma penso che poi anche professionalmente questa esperienza, no, di High School Musical, come tante altre, no, ti abbia fatto molto crescere. Hai lavorato con attori importantissimi, con artisti importantissimi, uno per tutti Massimo Boldi. Quindi ti abbiamo visto anche al cinema, cioè dopo il teatro anche il cinema. Qual è stata la differenza, diciamo, fra il teatro e il cinema? E poi se ci vuoi dare qualche aneddoto dietro le quinte con questo grande artista che è Boldi e che tutti amano molto come te. Allora, Massimo è meraviglioso, nel senso che lui, a parte che siamo amici ormai da 11 anni, quindi da quando ci siamo conosciuti per fare appunto questo film, che lui era venuto a vedermi a teatro,
era venuto a vedere High School Musical e poi mi ha detto: ma questo sai qui è un artista, cavoli, vuoi fare il protagonista del mio nuovo film? Gli ho detto: così me lo chiedi, ma corro. Quindi certo. Capitano ancora quelle cose lì, esistono ancora? Sì, lui apprezza tanto il lavoro degli altri e si circonda sempre di artisti di un altissimo livello. Ti dico Paolo Conticini, che lavora spesso con lui ed è un altro mio carissimo amico, è un attore straordinario. Nel film c'erano Salemme, Nancy Brilli. Io poi mi ha richiamato per fare Natale da Chef, un altro film in cui avevo una parte un po' più piccola che in Natale mi sposo, ma è stata un'altra bellissima esperienza. E ti devo dire che lui è veramente forte perché... intanto partecipa sempre alla scrittura, no? del copione, viene spesso i film sono ideati da lui, ma tanto il copione poi lo cambia, cioè lui è così, nel senso lo che usa un po' da canovaccio e poi diciamo fa delle cose che non sono scritte e quindi fa un po' come nel jazz, no? Non solo, il Chuck è come se accendesse in lui quel fuoco sacro che lo fa diventare un vulcano di improvvisazione, di tempo comico, tutto naturale, tutto così com'è. E quello che tu vedi che ti fa ridere è così anche nella vita di tutti i giorni. Cioè lui al ristorante è esattamente così. Ti consiglio di vedere le sue stories perché sono talmente spontanee e divertenti che se ti piacciono i suoi film ti segui anche il profilo e non puoi non sorridere. Personaggio semplice, verace, che piace molto, no? Penso per questo motivo. E tu ti sei trovato bene a fare questa esperienza, no? Circondato allora da personaggi molto conosciuti, molto famosi, ti sei sentito a tuo agio quindi? Mi hanno fatto sentire subito uno di famiglia, tant'è che sono rimasto molto amico anche delle figlie, del nipote, di tutta la banda. E a proposito di banda, sai che lui nasce come batterista, no? E quindi, non lo sapevo questo, no? Lui nasce come batterista ed è molto appassionato di musica, tant'è che quando... insomma ci siamo conosciuti e stavamo girando il film, mi ha detto: ma hai voglia di provare a scrivere un pezzo per il film? E io ho scritto in questa stanza d'albergo a St. Moritz, mi sono messo lì e ho scritto questa canzone, poi ovviamente collaborando anche con altri amici a distanza. Certo. Stefano Signoroni che conosciamo, è Dottor Pop ed è uno dei miei migliori amici, e Andrea Torresani, che adesso suona con Vasco, quindi non è uno a caso. Insomma, hai selezionato dei personaggini così? Ma no, amici, veramente amici miei. E ci siamo sentiti, abbiamo scritto sto pezzo insieme ed è diventato la colonna sonora del film. È stata la prima canzone di Natale che abbiamo scritto insieme. Accidenti, che bello! E allora parliamo di questa cosa, perché Jacopo lo conoscono tutti perché per le sue esperienze televisive, a teatro, al cinema, ma Jacopo ha questa fortissima componente da musicista. Quindi tu sei un cantante, un interprete, un autore, perché scrivi, e anche proprio un musicista a tutti gli effetti, perché suoni la chitarra nei tuoi live e scrivi anche con questo strumento. Quindi quanto è importante la musica per Jacopo Sarro nella sua vita? È la migliore amica della mia essenza. Io non posso pensarmi senza musica, non potrei... sai, la musica è quella che ti salva e che ti abbraccia in qualsiasi momento, qualunque cosa, che sia la colonna sonora della tua vita o che sia un pezzo che stai scrivendo, è per forza è amica di tutti. E poi una cosa importante per me è quando scrivo musica o quando arrangio, magari adesso ultimamente sto facendo arrangiamenti e produzioni per altri artisti, no? E quando faccio questo lavoro qua, la cosa più difficile è non essere gelosi delle proprie idee e cercare di lasciarle andare. Cioè la canzone
la canzone Deve viaggiare libera diventa, nel momento in cui la finisci, come le bolle di sapone, si chiude, è andata, non è più roba tua. Devi riuscire a staccarti, se no andrai avanti all'infinito a modificare il brano finché non diventa un'altra cosa e non lo rovini. Non è tua la musica. Insomma, è un rispetto che hai dell'opera d'arte come per il palcoscenico, no? Ci entri in punta di piedi e in un qualche modo ti affidi al flusso naturale poi alla fine delle cose, sempre con una certa professionalità, ecco, che ti caratterizza e che io ho potuto avere, insomma, il piacere e l'onore di constatare di persona in questi anni, no? E ci siamo rincontrati poi in quelli dell'intervallo, abbiamo fatto alcune esperienze insieme come musicisti, proprio perché essendo i due cantanti di quella serie, poi alla fine nei vari eventi ci si utilizzava insieme per fare delle cose, delle esibizioni. Io lo vedrai poi in questa intervista, sto mostrando una foto di noi due in questo evento bellissimo che è Danza in Fiera, non so se te lo ricordi. A destra o a sinistra? A destra. Dov'è? Cioè alla tua di sinistra qua. Quindi l'altro esatto. Cosa ti ricordi di questo? Mi ricordo che c'era il pubblico, c'era un pubblico molto rispettoso, molto educato, che però cantava in coro Yaki Mafi, Yaki Mafi, Yaki Mafi, Mafi, Yaki, era questa cantilena qui che era bellissima. E poi c'è il video, su YouTube c'è il video, certo che c'è il video, vallo a vedere. Mi ricordo poi di un ragazzo che è salito a cantare Grido con me, Andrea, era salito sul palco e avevamo cantato Grido insieme. Che bello. E io ho un altro ricordo bellissimo invece con te, che vai, è un'esibizione in cui noi due eravamo vestiti da Babbi Natale. Oh mio Dio, sì, lo ricordo molto bene. Infatti vedi, tutte mi sono messa in tema bianca, Christmas Edition. Che cantavamo Have Yourself a Merry Little Christmas. Bellissima quella canzone, tra l'altro. Incisa nello studio tuo con tuo papà. Eh sì, me lo ricordo molto bene. Me lo ricordo molto bene, anzi, ti aspetto nel mio nuovo studio. John, Mr. Gilmour. Lo salutiamo, sicuramente ci sta guardando. E insomma, che dire, i nostri genitori ci hanno dato un bel supporto in tutti questi anni, sì, in cui hai seguito questi ragazzini ancora così giovanissimi che però lavorano a tutti gli effetti, no? Perché quando si sale tu sei sul set e stai lavorando, no? Anche se per te lo vivi ancora come un gioco quando hai 12-13 anni. Però in realtà è un vero e proprio lavoro, no? Quindi il tuo stare, diciamo, su un set con questo tipo di professionalità arriva anche da una tua educazione di un certo tipo? La tua famiglia ti ha guidato in questo? Sì, ma ti dirò, io ho avuto la grande fortuna di iniziare a recitare, vabbè, a parte da bambino piccolissimo facevo delle pubblicità, ma perché da bambino milanese in quegli anni era abbastanza normale essere coinvolti nei casting per le pubblicità, far parte di un'agenzia, e io che ero molto più biondo di così, col facciotto Vabbè, hai sempre avuto una faccia televisiva, no? Quindi anche da bambino mi chiamavano spesso per fare le pubblicità. Il primo lavoro, quella che per me è quella che considero l'inizio di tutto, era questa sitcom con Gerry Scotti e Delia Scala, che si intitolava Io e la mamma, una sitcom di Canale 5. E è stata proprio Delia Scala, che per me era come una nonna, ci univa un affetto immenso. Lei però, che era di scuola, diciamo, del grande teatro, la grande televisione, la commedia musicale, mi ha insegnato, non solo mi ha trasmesso la passione per la commedia musicale, per l'arte e anche la recitazione vista a 360 gradi, no? Quindi con una parte con
l'intrusione di vari elementi all'interno della tua performance, che possa, che sia la musica, la danza, o l'equitazione o la scherma, ok? Tutto fa parte del lavoro di un attore, però soprattutto mi ha insegnato il rigore e la puntualità. Si arrabbiava da morire perché io giocavo a Donkey Kong Land 2 sul Game Boy durante le letture copione e riuscivo a dare le battute giuste perché le avevo, perché mia mamma me le diceva, io non sapevo leggere, quindi me le ripeteva lei e io le imparavo a memoria. Quanti anni avevi in quella occasione? Avevo 5 anni. E lei si arrabbiava perché diceva: ma insomma, metti via questo arnese e segui. E lì mi ha insegnato che tu devi viverla come un gioco, perché quando fai spettacoli o televisione devi per forza divertirti, cioè se non ti diverti gli altri non si divertiranno sicuramente, ecco. Giochi con le emozioni, quindi devi essere bambino, ti devi divertire, ma non sei solo, non sei a casa tua a giocare per conto tuo. Sei in un contesto in cui ci sono altre persone che lavorano, che si sono svegliate prima di te, che magari lavorano a quella puntata da un anno di preproduzione, di scrittura, di luci, di scenografia. E quindi tu devi rispettare il lavoro degli altri. Chi sei tu per arrivare tardi? Chi sei tu per arrivare senza aver studiato il copione? Cioè... Oh, che bello! Che bel messaggio che stai dando! Bravo! È bella questa cosa che stai dicendo, Jacopo, è una cosa che ho sempre apprezzato di te, mi ha sempre molto, sì, no, veramente, sono sincera, poi sono anch'io una un po' precisina su queste cose e quindi ci tengo, ecco, a questo aspetto. Quindi, insomma, Jacopo che inizia a recitare a 5 anni? 5, sì. A 5 anni, cantante, musicista, di tutto e di più, teatro, cinema, televisione, in cosa ti rivedi di più? Perché questa è la domanda che tutti poi si fanno, no? Perché sai che in Italia c'è questa cosa per cui se una persona fa tante cose non la si può etichettare in un unico ambiente, no? In un'unica professione. Quindi tutti quanti tendono un po' a etichettarti e a dire tu che cosa ti senti più di essere. Guarda, io sono un professionista, ecco, mestierante, che ha studiato e che continua a studiare per lavorare al servizio di qualcosa, che è ogni volta un'opera diversa, che sia mia, che sia di qualcun altro. Da dove la prendi in realtà è il singolo lavoro che fa testo, cioè se sto scrivendo un pezzo sto lavorando a quel pezzo, se sto facendo un arrangiamento lo faccio per quel brano lì, se sto recitando in un film sono al servizio di quel film, perché venga bene il film, non perché venga fuori la mia faccia da pirla. Ma smettila! A tutto fuoco, no? Allora, la chiamata la dovete fare dopo, perché Jacopo Sarno adesso è in esclusiva, guarda come te lo dico, quasi alla D'Urso proprio, è in esclusiva, è shock solo ed esclusivamente per lato B l'intervista, quindi shock, because. Quindi, hai detto tu, eh? L'ho detto io, ma sì, ma guarda, non me ne frega, cioè... Adesso non voglio entrare in questioni di politica o no, o gli di artisti religione, sono ma... apolitici, gli artisti non devono parlare di questo, giusto? Ecco, non ma è... assolutamente, però un po' di ironia forse è l'unica salvezza che abbiamo in questo momento. Bene, quindi Jacopo, insomma, non si identifica in niente, questo mi piace perché... si identifica così in tutto in realtà, ed è vero, perché poi purtroppo ogni volta mi identifico in tutto quello che faccio, sembra una follia, ma è così. Ma è così, e i ragazzi che ti seguono sono ancora tantissimi, quindi per lato B l'intervista vogliamo sapere qual è la musica che ascolti nel tuo quotidiano, al di là di Jacopo Sarno, che lo ricordiamo, potete sentire su Spotify, ci sono dei pezzi bellissimi scritti da lui, è veramente un grande professionista e quindi ci piace sottolinearlo. Ma invece tu, nella tua vita quotidiana, che musica ascolti? Allora, dipende un po' dal momento anche lì. Sono un grande appassionato di blues, di musica tradizionale americana, quella che probabilmente mi ha influenzato di più.
Quindi sono più sicuramente più legato anche a nuovi artisti che però riprendono quel filone lì. Uno degli ultimi artisti che ho scoperto, in realtà ormai qualche anno fa, però ne escono sempre di nuovi, però un artista, una band che mi è piaciuta molto si chiama Larkin Poe, sono due sorelle della Georgia che fanno una specie di blues rock molto bello, con la lap steel, con tutti degli strumenti. Poi vabbè, sono grande amante di Ben Harper, Joss Stone lo sai, mi piace da sempre, lo sappiamo, e insomma un po' quella roba lì. Però mi mastico anche tanto jazz quando sono, soprattutto quando sono a casa. C'è un jazzista dentro di te allora? Ni. Non so, io no, io sono, mi sento più un po' più bluesman che jazzista. Ok, ma ti convertiamo noi, non preoccuparti. Però ho ascoltato tanto jazz e mi piace soprattutto il jazz dei crooner e Chet Baker. E che infatti a San Valentino ho fatto una mia piccola cover di My Funny. My Funny Valentine. Che è sul mio profilo Instagram. Sì, per la Benny, che è un altro mio punto di riferimento anche artistico. Perché anche lei scrive attrice, cantante? Sì, lei è cantante, cantautrice, è anche DJ tra le varie cose, perché ha sempre fatto questa doppia vita. Da una parte performer nei musical, quindi cantante, attrice, certo, ballerina, certo. Nata peraltro con la danza classica, cioè nasceva come ballerina classica e poi si è scoperta musicista e ha studiato musica. Bellissimo. Ma poi c'è Rebel, che invece è il personaggio discografico che ha scritto pezzi che sono andati al Tomorrowland, che quindi fa musica da festival, musica elettronica, in cui è cantante, cantautrice e DJ. Che bello! C'è una coppiata che ha molta arte, no? Dentro, no? C'è un continuo fuoco esplosivo di arte di tutti i tipi, addirittura sulla musica, poi disco, che è un'altra cosa ancora, è un altro mondo ancora, insomma, rispetto a quello della musica suonata live, ecco, è un'altra filosofia, eh. Io non la conosco benissimo, perché sono più una musicista, ecco, però l'apprezzo, ecco, se fatta con qualità ogni genere musicale è bello. Quando ho conosciuto Quincy Jones gli dissi: ma lei apprezza di più il jazz? E lui mi rispose: I like good music. E lì dici: ok, vabbè, wow, ho fatto la domanda sbagliata allora. Quincy. Quincy. Wow. Quindi, Jacopo Sarno, ti ringrazio tanto per il tuo tempo, per averci grazie dedicato questi aspetti. L'ha fatta la battuta. No, per averci dedicato, insomma, questi aspetti, questo tuo lato B che gli altri non conoscevano e che quindi sono certa che apprezzeranno in questa intervista. E quando hai qualche news, qualche novità, sei pregatissimo di farcelo sapere, perché la pubblicizzeremo come se non ci fosse un domani. Ma grazie, intanto ti devo dire che io ti seguo, sono iscritto al canale, ho attivato la campanella, quella è una roba molto importante, fatela, attivate la campanella. Bravo, bravo. Perché quando suona la campanella vuol dire che è... Eh beh, è il momento dell'intervista, ovviamente. Quindi... dell'intervallo. Anche questa era bella, ma insomma, queste battute pronte così, te le sei scritte prima o ce no, le avevi proprio così? Sul pezzo, sul purtroppo pezzo. Se avessi qualcuno che mi scrive le battute farebbero più ridere. Guarda, sempre per parlare del lato B, vengo anche multato quando faccio le famose battute della domenica, che sono le mie freddure che non fanno ridere,
se vengo beccato dalla Benny le devo un drink, quindi addirittura sono ormai, a quanti quando siamo? Riapriranno i locali è finita, devo offrirlo. Allora tutto. Chiederemo in separata sede a Benny a quanti drink siamo arrivati in termini di multe, ok? Ho paura. Jacopo, grazie ancora di tutto e ti aspettiamo per la prossima. Grazie mille. A presto. E buona musica. Yeah.